Quante ore preghi al giorno? Allora, diciamo che un cristiano medio la mattina farà 5 minuti, poi che ne so, magari si legge il Vangelo del giorno e sono altri 10 minuti. Se gli dice bene arriva a messa una mezz'oretta se la fa. E poi la sera, che forse è più libero, ci avrà un altro quarto d'ora. Insomma, siamo arrivati a circa un'oretta. Sì, però. Un cristiano medio, eh? Un prete che te lo dica a fa, si sparerà come minimo 4 ore al giorno. E il resto delle ore non prega? Sì, cioè, no. Ma allora perché Gesù nel Vangelo di Luca racconta una parabola sulla necessità di pregare sempre? Cioè, sempre è sempre, eh? Anche quando mangi, anche quando vai al bagno, anche quando giochi al cellulare. Sempre! Lo so che ti mette ansia questa cosa, ma vediamo un attimo la parabola. C'è una vedova che ogni giorno va da un giudice antipatico a chiedere giustizia, ma si sente rispondere sempre di no. E il bello è che sta vedova è tosta, non molla. Ogni giorno gli chiede la stessa identica cosa, finché il giudice, che non guarda in faccia a nessuno, un giorno sfinito gli dice: Non ce la faccio più! e gli fa giustizia. E che c'entra tutto questo sulla necessità di pregare sempre? Beh, c'entra che la vedova, che è una donna sola, cerca qualcuno, sempre, anche se è un giudice antipatico. E questa è la preghiera, cercare qualcuno sempre. Come sempre. Non è togliersi quattro formulette da rosario come se fossero un sacro impiccio, ma è innamorarsi di una persona e non smettere più di pensarla, cercarla, amarla. In altre parole, si può pregare sempre, perché la preghiera non è come un'apnea, dove ti immergi in qualcosa che non vedi l'ora che finisce, ma è come un respiro. Lo fai sempre e ne hai sempre bisogno, perché tu hai sempre bisogno di Dio. Solo quando